Dopo un lungo periodo di restauro, sabato sera è stato riaperto Palazzo Gioia. Lo storico immobile, situato nel centro storico di Corato, espressione dell'architettura ottocentesca pugliese. Contemporaneamente è stata inaugurata la mostra storica allestita all'interno del palazzo, denominata Sguardi sull'Ottocento pugliese, con l'esposizione di pezzi che ricostruiscono aspetti della società, dell'arte, della cultura borghese e nobiliare dell'Ottocento. La riapertura di Palazzo Gioia e la mostra riflettono l'importanza del ruolo della cultura non solo come strumento di crescita e di formazione, ma anche come fucina di nuove opportunità di lavoro da sostenere e condividere. A dirlo è il sindaco di Corato Massimo Mazzilli, presente al taglio del nastro insieme all'arcivescovo Monsignor Giovan Battista Pichierri e al senatore Luigi Perrone. Palazzo Gioia, col teatro comunale, con la rigenerazione del centro antico ed altre opere e beni importanti della nostra città, devono essere elemento di ulteriore attrattività, in grado di creare, soprattutto della cosa che ci interessa di più, delle chance importanti anche per i nostri giovani, perché attorno alla valorizzazione culturale si può fare turismo, il turismo crea anche delle opportunità lavorative ma anche attrattive per il territorio, per i nostri prodotti. Insomma, un bene importante che sapremo custodire e promuovere, e oggi appunto si parte con questo percorso.